Salve a tutti umani e morti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a parlare non uno, non due, ma di ben tre film contemporaneamente che ho visionato durante la quarantena. Questi tre film sono tutti e tre mockumentary su fatti veri, perlomeno in due, l'altro sono teorie del complotto del salcazzo. E il primo è Chernobyl Diaries, poi Il passo del diavolo, sugli avvenimenti dell'incidente del passo di Azov del 59 e infine Area 51. Cosa accomuna questi tre film? Cosa li accomuna? Oltre al fatto che sono film di merda, girati col culo, sceneggiati peggio e recitati che vodka fam, perché qua dire che c'è della recitazione è una presa per il culo, e nulla, cioè sono tutti e tre film di merda. A livello attoriale, vabbè, lasciamo molto a desiderare, sono dei cazzo di fandocci sti poracci, e cioè spero che almeno siano stati pagati nonostante abbiamo fatto delle prove attoriali di merda. Poi cioè le trame fondamentalmente, cioè non manco la trama, l'incipit di base sarebbe anche carino. Cioè in Chernobyl Diaries ci sta sto gruppo di ragazzi che vuole andare a visitare la zona di alienazione di Chernobyl, dato che hanno fatto sto cazzo di viaggio in Ucraina, quindi avevano questa cosa, dice vabbè tanto si può visitare, andiamo a visitare. E sarebbe, cioè l'incipit sarebbe stato anche carino, però è reso di merda. C'è qualsiasi scena, c'è qualsiasi scelta che vanno a fare sti pori cristi, è una scelta di merda. Ok, gruppo A va in cerca di aiuto, gruppo B, dato che abbiamo quello che si è cioncato una gamba, rimane in auto. Ok, quelli che rimangono in macchina schioppano tutti, quelli che vanno alla ricerca d'aiuto se salvano a bucio di culo. E vabbè, in Chernobyl Diaries, che ha reso carino. Il passo del diavolo è ancora più bello l'incipit, cioè tu dici porco mondo, leggendo la trama tu dici vabbè, da paura. C'è questo gruppo di studiosi capeggiato da sta tizia che è così come dire carismatica, così sprezzante del pericolo, che non ricordo nemmeno il nome. Quindi cioè la fanno partire, che non lo so, un Dio sceso in terra, finisce, cioè nemmeno finisce il film, come atterrano in Ucraina e in Russia, scusate, come atterrano in Russia, questa è un imbecille. Vabbè, sarà l'aria russa che gli ha fatto male. Andando bene il caffè. Sarebbe pure carino, perché c'è sto cazzo di gruppo di studiosi che vogliono andare a ripercorrere il tragitto effettuato 40, 50, 60 anni prima dalla spedizione di Azov, per comprendere e capire che cazzo gli è successo, perché sono morti tutti. Cioè questa spedizione nel 59 c'è stata, sta gente c'è morta per davvero, però non ti hanno cioè i russi non hanno fatto credere un cazzo a nessuno di quello che effettivamente sia successo, cosa sia successo. E quindi sti tizi, sti uomini di scienza, alpinisti e cazzi e mazzi, rifanno sto cazzo di percorso.
sarebbe anche carina, ma la resa, secondo me, cioè, si impegna solamente nell'incipit della trama. Poi si sono sfasciati dal codice, quello che è uscito, infatti è un film di merda. Infine R51. Scusate, sto andando su questo pezzo qua, ma dico io, mannaggia Cristina D'Avena in concerto. Il plot, cioè l'incipit, dice vabbè, è la merda, però vabbè, può essere che qua invece hanno fatto il discorso contrario, si sono impegnati più sullo svolgimento del film, mentre l'incipit è una stronzata e tu dici vabbè, hanno scritto veramente qualcuno. Invece no, è una merda. La trama è una merda, la resa filmatografica. Perché? Per il semplice motivo che inizia sto film, e che film? Tanto, vabbè, poi ve lo dico alla fine. Inizia sto film che stanno facendo una festa, si stanno sfasciando gli alcolici come non ci fosse un domani. Alla Project X, e se perdono uno di sono tre amici, se ne perdono uno, dice vabbè, questi ah, beh, se ne sono andato a trombare una, perché lo vedono con una parlare, e quindi non lo vedono più, pensano che è da scopo. E quindi vabbè, finisce sta cazzo di festa, non ricordo nemmeno l'ora o se lo dicono. Comunque finisce che era giorno, un altro po', no, era ancora notte, scusate. Chiappano la macchina, vabbè, sarà tornato a casa, vediamo, diciamo, forse sta nel bosco, vediamo. Vabbè, lo ritrovano, non ricordo che ora fosse nel film, però era scuro, ora che ricordo bene. Lo ritrovano piantato a un paio di chilometri da dove hanno fatto sta festa, piantato in mezzo alla via come un imbecille a guardare il buono. Quando gli chiedono: Ciccio, come cazzo sei arrivato qua? Questo sale in macchina e non dice più un cazzo. Poi gli passa la sbronza male, e il giorno dopo, no, andiamo all'area 51. Perché? Entriamo nell'area 51. Sì, va bene, ma perché? Sta cosa non ci viene spiegata. Lui, no, voglio entrare nell'area 51 perché là stanno gli alieni. Vabbè, la trama non ve la dico, perché tanto se non esiste, la trama non esiste, un incipit di base non c'è. Vabbè, comunque sia, le cose che accomunano questi tre film sono maggiormente le prove attoriali, che vabbè, lasciano a desiderare, i personaggi femminili, che in Area 51 ce n'è una sola che parte. Io sono la figlia di quello che fatiava qua dentro. All'area 51 sono cazzuto. Poi diventano imbecille. Cioè, vabbè. Cioè, ma non imbecille in qualcosa. Se tu me la fai partire cazzuto, mi fai partire un personaggio cazzuto, tu un paio di scene dopo, senza uno specificato motivo, non me lo puoi far diventare imbecille. Caga sotto. Non ha senso. Quindi tu vedi questa, vabbè, diciamo che ci potrebbe pure stare che in mezzo a tre maschi, anzi due perché uno sta a fare il palo fuori dall'area 51 in macchina, vabbè. E lo schifo, lo schifo. Poi in Chernobyl Tyres partono. Comunque sia, non dico che partono cazzutielle queste donne, però comunque sia un po' di brio, un po' di cazzimma ce l'avevano. E porca puttana, vedo due cani si cagano sotto. Posso comprendere se la scena ci fossi stato io versione donna, vedo un cane, io ho il terrore dei cani.
e inizia a fare in quel modo. Ma no, che tu vedi un cane, non c'è manco paura dei cani, lo dici, cioè lo dice che io non ho paura dei cani, però se selvatici questi. Vabbè, ci può stare che tu abbia paura di un animale selvatico, ma non incondizionatamente in quel modo. Cioè, vabbè, sarò io. Poi frignano tutto il tempo, frignano tutto il tempo. Si è qua, che ne ha 51, che nel passo di Adolf proprio c'è l'escalation della demenza. Allora, partono dall'America, io so. A parte che sembra un sergente di ferro, come scende dall'aereo, arrivano a sta cazzo di città, da dove è partita sta cazzo di spedizione 60 anni, 50 anni prima, e si inizia a giocare sotto. Non è successo ancora nulla, a parte che hanno bevuto. Non è successo un cazzo. Vabbè, iniziano la scalata e tutto quanto. Vabbè, che sono il gruppo più demente di tutti, cioè un alpinista che si sono portati pensa solo a scopà, cioè sono 4 uomini e 2 donne, la prima viene seppellita dalla neve, schioppa, quell'altro si salva a buco del culo. Vabbè, cioè veramente chi abbia ideato di farli reagire così, secondo me stava sotto effetto di qualche cosa, perché noi non me lo spiego. Ok, che i film sono, se non sbaglio, anche basso budget, però no, dai, non accetto per nulla che i personaggi mi reagiscono così. Poi le CGI in questi film proprio un cioccolatino di merda. In Chernobyl Diaries, il passo di Adolf, la CGI no, per fortuna l'hanno usata pochissimo in tutti e due i film, ma in tutti e due i film fa cagare, nonostante l'abbiamo usata forse per un paio di scene, 2-3 scene, è una merda. In Area 51 usano la CGI per la rottura di muri, stronzate del genere, se non sbaglio per l'astronave aliena del fine, che te la fanno solo vedere. Però tu, sto essere che li rincorre, tu non lo vedrai mai, non te lo fanno vedere manco per sbaglio. Io odio, è un odio viscerale, quando io vedo un film e l'essere pericoloso non me lo fanno mai vedere. Perché? Perché c'è paura che usando la CGI barbina che ti ritrovi fai un operato di merda? Non lo so. Comunque ragazzi, questi 3 film li trovate su Amazon Prime Video. Ve li consiglio. Siamo seri, ne ho parlato male. Ve li consiglio secondo voi? Cioè, se volete vedere dei film di merda e farvi 2 risate per come recitano di merda e per altre cose, però non sono ai livelli del Sommo Maestro e Bruno Mattei ovviamente, però cioè no, sono film che se l'avessero di cioè fossero usciti al cinema, uscendo dalla sala, io avrei chiesto il rimborso, che è inconcepibile far uscire questi film. Sì, ok, sono usciti, se non sbaglio, nel 2013 tutti e 3, sì, tra il 2012 e il 2013 tutti e 3 fanno cagare, tutti e 3 allo stesso modo.
Io ora ho detto alcune cose, ma ne potrei dire, potrei stare qui a parlare per altri 20 minuti. Però sinceramente non ha senso continuare a infierire su dei cadaveri. Quindi io vi auguro, se volete andare a vedere una buona visione, beveteci sopra. Cioè, prima di iniziare a vedere il film, vi scolate qualcosa e poi lo vedete capace che cambia e dici: cazzo, che filmone che ho visto. Altrimenti vi farete due coglioni della Madonna. Palesemente. E niente, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi al canale. Ma soprattutto seguite su Instagram. Ho questa pagina su Instagram dove non so perché mi seguono solamente gente araba. Non ho più pallida idea. Comunque, miei cari magnamorti, io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video, che sarà sempre un film che ho visto in quarantena. Sempre di merda, perché di film di merda riesco a parlare bene, senza problemi di sorta, perché le cose me le ricordo. Nei film belli non ricordo più un cazzo, cioè le scene madri me le ricordo, nei film brutti ricordo tutto, tutto purtroppo, non lo so perché. Un saluto, Magni Morti.